Ma veramente? Amiche e amici trasformabili, bentornati a una nuova video recensione. E dato che vedo che in Giappone sta avendo abbastanza successo questa nuova, virgola, vecchia serie di Transformers chiamati Q, ho deciso di recensire queste vecchiume, ovvero i Transformers Choro Q, ovvero gli antenati dei moderni Q. E sebbene quelli moderni abbiano tutti la stessa trasformazione, ma una carrozzeria differente, questi erano leggermente diversi. Come potete vedere, sono ovviamente anche questi super deformed, sebbene molto riconoscibili. La particolarità di questi modelli è che da veicolo hanno la carica a molla. Partiamo col guardare Optimus, che è Optimus. Ha i finestrini sul petto, le gambe blu, braccia rosse, i pugni. Ha pure la sua arma. E dietro ha una sorta di mantello fatto ovviamente dal cassone del veicolo. Vediamo subito in modalità veicolare. La trasformazione è veramente semplicissima. Molto carino come si dispieghino questi lembi del mantello, chiamiamolo così, queste sorta di ali per formare i lati del cassone. Ed eccolo qua. Un camion, anche questo super deformed, ma carino e riconoscibile. Volendo, l'arma si può infilare in questo buco qua. Niente di che. E come dicevo, tirando indietro le ruote, si carica la molla, che in questo caso è sulla motrice. Per Rodimus c'è da fare un discorso a parte, quindi ne parliamo dopo. E vediamo Megatron. Questi tre modelli sono usciti in due versioni differenti, ovvero in colori classici e in colori metallizzati. Optimus metallizzato ha esattamente gli stessi colori, ma metallizzati, mentre Megatron metallizzato, invece di essere grigio, è nero metallizzato. Il problema della plastica metallizzata è esattamente lo stesso problema. Intanto trasformo anche Rodimus, lo stesso problema della famigerata plastica dorata, ovvero che si spezza molto molto facilmente. E infatti Megatron metallizzato ce l'ho comprato in coppia con questo e mi si è distrutto in mano alla prima trasformazione. E anche questo modello ha una rottura, ovvero qua su questa cerniera. Non tiene, infatti questa parte viene via tranquillamente. Fortunatamente questo non inficia la trasformazione, però rompe le palle. E anche la plastica utilizzata per Megatron e Optimus non è delle migliori, infatti anche questa, se vedete molto bene qui, dietro si è rotta. E vabbè, insomma, e se poi se vogliamo prendere il concetto di avere, ok, un Rodimus che se la viaggia, ma che significato ha avere una pistola che, vabbè, per cui direi di chiudere direttamente qua la recensione, non c'è molto altro da dire. Le qualità visive le vedete tutti, cioè i colori sono quelli, sono anche ben applicate, la scultura è carina, però sono dei super deformed, non c'è molto altro da dire.
a molla, insomma, sono dei giocattoli per bambini. Però, data la loro fragilità, non sono molto adatte ai bambini. Quindi ve li consiglio solo ed esclusivamente se vi piacciono i recenti Q Transformer e riuscite a trovare questi a un prezzo ragionevole, perché ultimamente ho visto che sono saliti abbastanza di prezzo. Non spendeteci troppo, se proprio proprio li volete, ma non credo che nessuno vi farà una colpa se li lasciate lì dove sono. Detto questo, visitate autorobot.it e noi ci sentiamo alla prossima recensione. Ciao ragazzi! E, come dicevo, tirando indietro non succede un cazzo.